Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ok, partiamo subito. Prima di tutto lasciatemi chiarire una cosa. Diversi di voi mi hanno fatto gli auguri di pronta guarigione per mia moglie, mia figlia e miei nipotini. Oh, volevo solo dirvi che Covid è venuto e Covid se n'è andato. Dopo un paio di giorni tutti si sono ripresi, stanno tutti bene. Io, mio figlio e mio genero invece, per grazia di Dio, non ci siamo presi né Covid, influenza, né raffreddore, niente di niente. Quindi, gloria a Dio, tutti bene nel 2022. Dopodiché, ciao Marco, ciao, scusa. Dopodiché, devo scusarmi con voi per una cosa che ho detto domenica scorsa. Un caro fratello di nome Sandro mi ha giustamente ripreso a riguardo alla mia frase: ma quando è che vi ribellate? Non so se vi ricordate che ho detto a riflesso di tutte le leggi per il Covid imposte in Italia. Ho sbagliato e vi prego di scusarmi. Non voglio assolutamente fomentare ribellioni o disubbidienza alle autorità. Purtroppo spesso e volentieri mi dimentico di essere chi sono, fervente nelle mie condizioni, convinzioni, con la delicatezza e la correttezza politica di un rinoceronte costipato. E dico cose che non dovrei dire. Quello che ho detto è ciò che farei io, se io mi trovassi nelle vostre condizioni. Ma non è necessariamente la cosa giusta da fare e non è senz'altro il mio posto dirlo su questo canale. La mia contestazione non è tanto con il contenuto delle leggi: dovete fare il vaccino, mettervi la mascherina, stare lontani gli uni dagli altri, ma piuttosto con l'imposizione, quella ognuno fa quello che vuole, ma piuttosto con l'imposizione stessa forzata dalle autorità sugli individui. Quello è il mio punto, quella è la mia difficoltà. Non mi è mai piaciuto essere forzato da altri a fare qualcosa che vogliono loro, e queste leggi dittatoriali proprio non mi vanno giù. Comunque, ripeto, quello è il mio punto di vista, ciò che io credo, e quello che io credo è che ognuno dovrebbe essere libero di pensare e decidere ciò che vuole. Prega, informati, ragiona, parlane con i tuoi cari e poi decidi come vivere la tua vita. Proprio come fa Dio con tutti noi, siamo liberi di accettare o rigettare, di dire sì o di dire no, di acconsentire o di rifiutare, ma siamo liberi di scegliere. Questo è quello che fa Dio con ognuno di noi. Non pensate che ci siano state minacce di censura o pericoli di essere cancellati dai mostri medianici o altre paure di ripercussioni per quello che ho detto. Niente di tutto questo, solo una constatazione di fatto scaturita appunto da un messaggio molto educato e corretto da parte di un fratello che, volendo proteggere il mio ministero, mi ha fatto notare l'errore che avevo commesso. E questo è tutto quanto da dire. Scusatemi e spero che abbiate capito. Bene, adesso facciamo una introduzione al soggetto di stasera. Che differenza c'è tra fate e fatto nel contesto della grazia? La mia premessa, come tutti sapete, si trova in Giovanni 19:30, dove Gesù grida dalla croce: Kalà, tradotto tetelestai nel greco originale e tutto compiuto in italiano. Kalà è molto probabilmente la parola aramaica che il Signore usò appunto dalla croce prima di morire. Gesù, essendo ebreo, chiaramente non avrebbe senz'altro parlato greco in un momento così drammatico della sua vita. Questa parola, come del resto la sua corrispondente
sun teleo, tetelestai, tutte e due sulla radice di teleos, tradotta in greco nella versione dei 70 in Genesi 2, 1 e 2, dove dice che Genesi 2, la parola originale nel greco è kalà, che è tradotta appunto sun teleo nella traduzione dei 70, 2, 2, 2, 2, eccolo qua. Quindi dice: così furono terminati i cieli e la terra, tutto il loro esercito. Pertanto, il settimo giorno Dio terminò l'opera. Quella parola terminare, terminò, è appunto la parola calà, che è stata tradotta con la parola sunteleo, come tetelestai. Quindi, probabilmente, anzi, io sono certo, che quella è la parola che Gesù ha usato dalla croce, la parola calà, Kalah, calà. E vuol dire concludere, completare, portare a termine ciò che ci si era prestabiliti di fare. Quindi Gesù dalla croce fa una dichiarazione chiave. Dice: ho portato a termine il mio compito. Non resta niente da fare, tutto è compiuto. E questa è la verità sulla quale dobbiamo basare la nostra fede. La chiave e la spina dorsale, il succo di tutto quanto. Scusatemi, buonasera Rosa, un abbraccione, mi sei mancata. E questa, appunto, questa qui, questa verità è la base sulla quale dobbiamo costruire la nostra fede. Ciao Ivan. Perché? Perché tutto è compiuto. Il religionismo ti dice sempre che manca qualcosa. Il religionismo è sempre quello che manca qualcosa. Vi ricordate quando Gesù ha detto al giovane ricco, che gli disse, che gli chiese cosa doveva fare per guadagnare per guadagnarsi la vita eterna? Gesù gli disse: fai questo, fai quello, fai quell'altro. Lui dice: quello l'ho fatto fin da quando ero bambino. E Gesù gli disse: ti manca ancora qualcosa. Perché? Perché il religionismo, quello che lui aveva basato sulla legge, ho rispettato i comandamenti fin da quando ero bambino, che poi non è vero perché non li puoi rispettare, sono 613, non lo fa nessuno, ed ecco perché è dovuto venire Gesù a farlo, perché nessun uomo poteva farlo. E quindi manca sempre qualcosa, alla religione, al religionismo manca sempre qualcosa, c'è sempre un qualcosa di più da fare, devi pregare un'altra preghiera, devi fare un altro digiuno, devi farti un'altra missione, c'è sempre, manca sempre qualcosa, non sei mai arrivato, devi comportarti bene, devi credere di più, devi essere più santificato, quindi la chiave del Vangelo, la chiave dell'annuncio della buona novella è tutto è compiuto. E quella è la buona novella. La buona novella del Vangelo è tutto, è calà. Quello che sono venuto a fare Gesù dalla croce, quello dice che quello che sono venuto a fare l'ho fatto. Tutto è finito, non c'è più niente da aggiungere, punto e basta. Oh, è questa la verità sulla quale dobbiamo basare la nostra fede. Tutto ciò che era necessario per la nostra salvezza è stato completato da Gesù Cristo sul Calvario, quel pomeriggio sul Calvario. La croce è abbastanza e il sangue di Cristo è più che sufficiente. Questo dobbiamo mettercelo nella testa e filtrare qualsiasi informazione, qualsiasi messaggio, qualsiasi libro, qualsiasi dottrina, qualsiasi cosa, dobbiamo filtrarla attraverso questa dichiarazione cavate, te le stai, tutto è compiuto, non c'è più niente da fare. Cristo ha fatto tutto quello che c'era da fare. Punto e basta. Il suo sangue è abbastanza, la croce è sufficiente, non c'è più niente da aggiungere. Quindi, dopo questo preambolo, leggiamo Colossesi 3, Colossesi capitolo 3. Domenica scorsa abbiamo letto Colossesi capitolo 2 e Colossesi capitolo 3. Quindi, questo dice, Paolo sta scrivendo, ha scritto questa lettera alla chiesa di Colosse, dove lui non è mai andato personalmente, ma Colosse e Laodicea erano vicine, erano di quel gruppo delle famose sette chiese a cui Gesù si rivolge nel libro dell'Apocalisse. Se dunque siete risuscitati con Cristo, notate, passato, siete risuscitati, voce del verbo essere risuscitati, passato.
se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. È bellissimo, perché cosa vuol dire? Vuol dire cercate le cose che fanno parte della vostra natura. Siete risuscitati con Cristo, siete seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, dove dice qui, vedi, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Efesini 2,6 cosa dice? Efesini 2,6 dice: e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi Gesù Cristo è seduto alla destra del Padre, noi siamo seduti con Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù, quindi siamo seduti noi alla destra del Padre. Quindi quello che Paolo sta dicendo ai Colossesi, se siete siccome siete risuscitati, pensate a cose da risuscitazione. Non pensate come i polli, pensate come le aquile. Non siete più polli, siete aquile. Non razzolate nel fango delle scemate, della carne, delle cose mondane. No, volate con le aquile, pensate alle cose di lassù. Dice, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E anche noi, come dice appunto Efesini 2,6, che siamo seduti in Cristo alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, vedi, ripete, abbiate in mente le cose, la vostra natura non è qua giù, la vostra natura è lassù, quindi pensate come persone che sono risuscitate, come persone che sono perdonate, come persone che sono salvate, come persone che sono in Cristo, pensate così, pensate alle cose di lassù e non quelle che sono sulla terra. Perché adesso? Perché voi siete morti. Perché voi siete morti, e questo è il fatto. Voi siete morti, fatto, ok? E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi questo è un dato di fatto. Voi siete morti. Spiritualmente cosa è successo? Vi siete immedesimati con Cristo, che è andato sulla croce, sul Calvario. Gesù dice al giovane ricco: prendi la tua croce e seguimi. Se vuoi la vita eterna, prendi la tua croce e seguimi. In altre parole, vieni a morire con me. Quindi siete morti in Cristo, siete morti sulla croce e risuscitati con Cristo. Quindi perché voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Vi ricordate quell'illustrazione che feci col bicchierino d'acqua e la caraffa d'acqua? È la stessa sostanza, lo spirito è lo stesso. Una volta che sei in Cristo, il bicchierino d'acqua nella caraffa d'acqua non lo puoi più separare, perché sei in Cristo e Cristo è in Dio. Quindi siamo tutti una cosa in Dio. Il nostro spirito, chiaramente, come vedete, io non sono ancora morto fisicamente, sono morto spiritualmente, risorto spiritualmente. Però il mio corpo ancora è qui per un paio d'anni. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora, questo ragazzi, qui, ogni parola c'è da predicare un'ora. Quando Cristo, che è la nostra vita, cioè Cristo non è venuto a aggiustare la tua vita. Cristo è venuto a dare la sua vita. Quante volte che diciamo, no, hai dato la tua vita a Cristo? No, amore mio, tu non hai dato un accidente a Cristo, perché Cristo non aveva bisogno della tua vita. È Lui che ha dato la sua vita a te. È Lui che ha dato la sua vita a te. E quindi se Cristo è la tua vita, se Cristo che è la nostra vita apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Oh, adesso state a sentire. Vi ricordate cosa ha detto prima? Perché voi siete morti, quindi fatto. Adesso dice, fate dunque morire le vostre membra. Quindi fate, quello era fatto, fate. La differenza fra fatto e fate. Fatto, quindi siete morti, di cosa dice qui? Perché voi siete morti, quindi fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Quindi vedi che c'è una cosa che voi siete morti, però dovete fare morire. Adesso ve la spiego. Voi siete morti, ma dovete fare morire. Dovete fare morire che cosa? Le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità, che è idolatria. Interessante che il peccato di Paolo, l'apostolo Paolo, qual era? Era l'avidità, la cupidigia, che era proprio stata risvegliata dal comandamento, come dice in Romani 6, come dice che appunto il peccato ha risvegliato, la legge ha risvegliato il peccato, e la cupidigia si è trasformata in tantissimo, non ho fatto altro che cupidigiare. è esplosa, perché il momento che arriva la legge si risveglia il peccato, e tu, quello che facevi lo fai sempre di più.
E appunto questo era il peccato di Paolo, era proprio l'avidità o la cupidigia, che è idolatria. Poi, per queste cose, versetto 6, per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. E qui c'è sempre il religionista che dice, come di Marchiò, l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Tu non sei un figlio della, se sei un figlio di Dio, non sei il figlio della disubbidienza, sei il figlio dell'ubbidienza. Tu non sei figlio della disubbidienza, sei figlio dell'ubbidienza, sei un figlio di Dio e quindi sei figlio di ubbidienza, non di disubbidienza. Prova ne è che Paolo dice, versetto 7, fra cui, fra i figli della disubbidienza, un tempo camminaste, voce del verbo camminastare, camminaste, passato, un tempo camminaste. Anche voi quando vivevate in esse, passato. Vi ricordate Prima Corinzi 6? Devo leggerlo, perché Prima Corinzi 6 è uno dei versetti da guerra dei religionisti, no? Prima Corinzi 6, versetto 9, cosa dice? Dice, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. E qui i religionisti si fermano, dicono, ecco, vedi Marchiò, gli avari, gli ubriacatori, i gay, gli omosessuali di qui di là non erediteranno il regno di Dio, punto. Vai avanti, no? Vai avanti, vai avanti. Il versetto dopo cosa dice? Ora tali eravate già, voce del verbo eravare, eravate già alcuni di voi. La stessa cosa che dice qui è Colossesi. Fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse, quindi eravate così, ma adesso siete qualcosa d'altro. Vedi, dice: ora tali eravate già alcuni di voi, Prima Corinzi 6:11, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Eravate, ma adesso siete. Vedi la bellezza del... Eravate fornicatori, eravate omosessuali, eravate bugiardi, eravate avari, eravate assassini, eravate imbroglioni, eravate... Ma adesso siete perché? Perché avete usufruito del sacrificio della croce per grazia attraverso la fede e siete stati santificati, lavati, giustificati, perdonati, salvati per sempre. Ok, torniamo ai Colossesi 3, versetto 8. E dice, ma ora deponete anche voi tutte queste cose. Quindi c'è un fatto, adesso c'è un fate. Deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Versetto 9, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Cosa vuol dire? Va rinnovando, anakainos, di nuovo, di nuovo. Non nuovo nel senso di età, ma nuovo nel senso di freschezza. Quindi rinnovare nel senso di rinfrescare, restaurare, ricreare. Questo, quindi che vi siete... Non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati, vi siete spogliati, vi siete spogliati, fatto, giusto? Vi siete spogliati, fatto, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, giusto? Quindi l'uomo vecchio, vi siete spogliati, avete tolto l'uomo di prima, l'adultero, l'omosessuale, l'avaro, il malvagio, il bugiardo, eccetera, eccetera, l'avete tolto e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, ok? Vi siete rivestiti, fatto, ok? Vi siete rivestiti, fatto. Vi siete spogliati, vi siete rivestiti, quindi è una cosa che è fatto. Cioè, Marchio, perché continui a dirlo? Perché adesso vi faccio vedere un'altra volta, fatto e fate. Vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando, come ho detto, anakainos, nella conoscenza d'immagine di colui che l'ha creato. Quindi, come un bambino che cresce,
è nato ed è un essere umano completo, però ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di rinfrescarsi, ha bisogno di rinnovare del nuovo. Paolo come la mette in Romani 12:2? Dice: rinnovate la vostra mente. Stessa parola, anakainos nel greco originale, ritornate al modo in cui eravate prima quando? Prima del peccato originale. Prima di quando Dio vi ha creato originalmente, quindi ripensate, rinnovate la vostra mente come? Nella conoscenza d'immagine di colui che l'ha creato, quindi come era papà, come è papà, come il papà, il padre, Dio padre, rinnovate la vostra mente così. Adesso state a sentire, quindi vi siete rivestiti, abbiamo letto, quindi fatto, versetto 10, che si va nella. Qui dove va, versetto 11. Qui non c'è più greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, servo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. È interessante qui, sono quattro coppie, quattro, la parola quattro nella numerologia ebraica rappresenta sempre la completezza, i quattro venti, i quattro angoli del mondo, quindi quattro pilastri, quattro, sempre la completezza. E qui dice: non c'è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro e scita, servo e libero. Quindi tutta l'umanità praticamente, ma Cristo che è in tutto in tutti. E adesso guarda cosa dice. Vi ricordate che ha detto vi siete rivestiti? Adesso guarda cosa dice, versetto 12, rivestitevi dunque. E che come? Ma mi ha appena detto che mi sono rivestito. Sì, fatto, ma fai. Siete rivestiti. Siete morti, ma mettete a morte. Vi siete rivestiti, ma rivestitevi. Adesso lo spiego. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, electos di Dio, santi ed eletti. Rivestitevi di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni agli altri, perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato, fatto, finito, passato, vi ha perdonato. Non ogni volta che peccate vi mettete le mani per perdonare, allora Signore perdonami che ho peccato. No, ti ha perdonato tutti i peccati, passati, presenti e futuri, vi ha perdonato, ci ha perdonato tutti i peccati sono stati inchiodati sulla croce una volta per sempre, 2000 anni fa, tutti perdonati. Quindi non chiedi perdono per scaricare la tua coscienza, ma non perché hai bisogno di essere perdonato. Dio ti ha già perdonato in Cristo tutti i tuoi peccati. Punto e basta. Come Cristo vi ha perdonato, così fate pure anche voi. E poi dice: e sopra tutte queste cose, rivestitevi una volta, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E poi dice, chiude con: la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni agli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Qualunque cosa facciate, in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi, tornando alla domanda che vi ho fatto nella locandina, qual era la domanda? Tutto è compiuto, vorrebbe forse dire che posso mettermi sul divano tutto il giorno senza fare nulla, guardare film spinti alla TV e trattare male la mia famiglia? E la risposta è, stranamente, sì, perché è fatto. Perché sei morto, perché ti sei rivestito, perché sei stato perdonato, è fatto. Ma non lo fare. Sei seduto alla destra del Padre nei luoghi celesti, quindi comportati da figlio. Vedete, è fatto, non c'è bisogno. Se tu dovessi fare tutte queste scemate qui, metterti davanti alla TV, guardare i film sbagliati, trattare male la famiglia, non c'è problema perché i tuoi peccati sono stati perdonati. Sei morto e risorto in Cristo, quindi tutto è stato fatto, tutto è stato compiuto. Ma quello che ti dice Paolo, ti dice: sì, che è stato fatto, ti sei rivestito, sei risorto, sei tutto, ma non lo fare, rivestiti.
metti a morte le membra, sei morto ma metti a morte, ti sei rivestito ma rivestiti. Perché? Perché comportati da figlio, non vuol dire che se non ti comporti da figlio non sei più figlio. Questo è quello che dice il religionismo. No, quello è sbagliato. Biblicamente è sbagliato. Perché? Perché siete stati perdonati, non per merito vostro, non per grazia vostra, ma attraverso la croce di Cristo, dove abbiamo letto la domenica scorsa, che ha inchiodato tutti i nostri peccati e li ha inchiodati alla croce una volta per sempre. Perché? Perché soltanto attraverso il sacrificio dell'agnello perfetto poteva l'umanità essere incorporata in questo agnello, il sangue pagare per ogni uomo, e se chiunque lo riceve, in altre parole chiunque invoca il nome del Signore, sarà salvato. Non chiunque si pente, non chiunque si ravvede, non chiunque promette di cambiare, non chiunque, no, chiunque invoca il nome del Signore. In altre parole, chiunque riceve l'opera della croce, riceve l'opera della croce, quella è la grazia, la croce è la grazia, per fede la ricevi, sarai salvato, punto e basta. E una volta che sei salvato per sempre, perché con la salvezza viene la vita eterna, e la vita eterna, se non sbaglio, è eterna, per cui non può essere temporanea, per cui vuol dire che non la puoi perdere. Da tutte le parti, e da tutte le parti, negli ebrei dove dice che Gesù è seduto alla destra del Padre facendo intercessione per noi per tutta l'eternità, ha acquistato una redenzione eterna, la vita eterna, chiunque crede in Lui riceve la vita eterna. Stiamo parlando della vita eterna, che vuol dire che non è temporanea, ma è eterna, vuol dire che non la puoi perdere. Ok, quindi cosa sta dicendo Paolo? Vi siete rivestiti, ma rivestitevi. Siete morti, ma mettete a morte. Avete fatto questo, ma adesso fate questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la tua natura non cambia, che tu sbagli o non sbagli. Se sei figlio, figlio sei e figlio resti. Quello è un fatto che non può cambiare, perché quella è la spina dorsale del cristianesimo. Tutto è compiuto, calà. Tutto è compiuto, quello che Cristo era venuto a fare in Giovanni 17 dice: quello che mi avevi mandato a fare l'ho fatto, ho finito l'opera che mi avevi detto di fare. Sta parlando al Padre e gli dice: ho finito l'opera, e di tutti quelli che mi hai dato non ne ho perso nessuno. Quindi vedi la completezza dell'opera di Cristo, dove l'uomo non ci può mettere mano. Quando Dio fa qualcosa, mette sempre l'uomo a dormire. Abramo, Adamo, sempre i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando Dio deve fare qualcosa, è importante mettere l'uomo a dormire, perché non deve rovinare niente, non deve partecipare, deve soltanto svegliarsi e dire: ah, ecco, ok, allora va bene, accetto. E chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. I tuoi peccati ti sono perdonati, passati, presenti e futuri, per sempre, come dice il versetto 13, Colossesi 3:13, sopportatevi gli uni gli altri perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, come Cristo vi ha perdonato. Non avete bisogno di chiedere perdono a Cristo, perché Cristo vi ha perdonato, passato, fatto. Ma adesso fate, perdonate gli altri. Vedi il fatto, quello che ha fatto Cristo è fatto, è finito, è compleso, è completo, completato, non c'è più niente da aggiungere. Non puoi aggiungere, amore mio, non puoi aggiungere una lineetta a quella, all'opera della croce, non puoi aggiungere un milligrammo alla potenza del sangue di Cristo. Non pensate che possiate aggiungere qualcosa a quello che ha fatto Cristo. Possiamo soltanto ricevere quello che ha fatto Cristo, perché quello che ha fatto Cristo è la perfezione, e riceve la perfezione quando riceve Cristo. Quindi non puoi perfezionare la perfezione. Una volta che sei in Cristo sei perfetto, proprio come dice Ebrei 10:14, che dice: con una sola offerta egli ha difatti ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato, che siamo noi, siamo i figli di Dio. Ok, quindi praticamente cosa succede? Succede che quando sei un figlio di Dio, come dice, fatto, finito, rivestito, morto, risorto, eccetera, eccetera,
Se quello è fatto, adesso comportati come tale, non perché se non ti comporti come tale perdi, ma perché non, se ti comporti in modo diverso, non vai contro la tua natura. La tua natura è di, pensa alle cose che sono lassù, concentrati sulle cose la tua natura è la natura di una persona immacolata, di una persona perfetta, di un figlio di Dio seduto alla destra del Padre. Quindi concentrati su quelle cose lì, perché tutte le altre ti causeranno un mare di guai. Voi lo sapete, se ci sono delle persone miserabili, sono proprio i cristiani che non si comportano da cristiani. Perché almeno quelli del mondo si divertono. E invece il cristiano, quando pecca, quando dice, mamma mia, è una catastrofe. Perché? Perché il peccato non è fatto per te. Tu sei seduto a destra del Padre, comportati da tale, comportati da figlio, quello che dice Paolo. È tutto fatto, adesso fai. Capite? Spero di riuscire a spiegarmi. Cioè, non dovete fare per causare qualcosa, no? Quello che doveva essere stato fatto è stato fatto. Gesù l'ha fatto, finito, non c'è più niente da aggiungere. Ma adesso, in funzione di quello, lascia che quella salvezza, lascia che quella grazia, lascia che quell'amore, lascia che quel perdono, quella santificazione si manifesti fuori e comportati da tale. Ed è quello che sta dicendo Paolo. Paolo sta dicendo comportati da tale. Quindi la risposta, se io posso sedermi mettermi sul divano tutto il giorno senza fare nulla, guardare film spinti alla televisione, trattare male la mia famiglia, sì, se vuoi farlo, fallo. Se sei un figlio di Dio, non perdi la tua posizione di figlio di Dio, ma non fare lo scemo, perché prima di tutto perdi la famiglia, seconda cosa ti rimbecillisci davanti a quello schermo, terza cosa perdi la tua mascolinità, perché se guardi quei film idioti, erotici, eccetera, eccetera, prima o poi perdi la tua mascolinità. Quindi il peccato te la fa pagare a non finire, e non è fatto per te. Non è fatto per te. È come quando dice rivestitevi, vi siete spogliati dell'uomo vecchio e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo. È come se vi siete messi una bella giacca di Versace, non so, io di Gucci, ma che ne so, non lo so io, di Homewood. C'è un amico mio che ha una linea di moda che si chiama Homewood. Quindi andate a comprare, andate a cercare Homewood, che è un amico mio che fa delle cose meravigliose. Quindi avete Homewood, avete una giacca, avete una camicia, una cravatta, siete vestiti alla perfezione. Perché siete figli di Dio, quindi siete perfetti dalla testa ai piedi. Non andate a buttarvi nel fango con i porci. Non cambia il vostro stato di figli di Dio? No, ma vi rovinate la vita, vi rovinate il vestito, vi sporcate, vi slerciate, vi rovinate la testimonianza, vi rovinate la famiglia, perdete la pace, perdete la. Cioè, uno può essere un figlio felice o può essere un figlio infelice, come il figlio prodigo che era infelice. Quando era lontano dal padre, faceva la fame, era lercio, era molto probabilmente si era venduto come omosessuale a quel cittadino, perché la parola si era unita, una parola sessuale, proskollaō. E quindi probabilmente si era venduto per poter sopravvivere. Quindi era arrivato al fondo quello che io chiamo la strada dei porci, che tante volte l'amore deve tirarsi indietro e lasciare che una persona si avvii per la strada dei porci, che Dio la possa prendere e rivoltarla una volta per sempre e portarla fuori. Perché purtroppo l'unico che può cambiare quelle cose è Dio. Nessun altro può far cambiare. La religione ti può forzare a cambiare temporaneamente per paura del castigo, per paura della punizione, o per la speranza per una promessa di un premio, di una ricompensa, quello che sia. Ma prima o poi torni in mezzo ai porci. È come il messaggio del cane che torna al suo vomito e la scrofa che torna al fango. Perché? Perché quella è la natura. Se sei lì, sei lì. L'unico che può cambiarti è lo Spirito di Dio.
Perché? Perché dal di dentro tu puoi essere lercio di fuori, ma di dentro sei perfetto. Perfetto, immacolato, senza una minima macchia, perché sei in Cristo e Cristo è in Dio. E in Dio e in Cristo non c'è la minima macchia. Quindi le tue membra, quelle che Paolo dice le membra sulla terra, quelle sì, quelle sono lerce, può essere cariche di peccato, la carne, il modo vecchio in cui ti comportavi, eccetera, eccetera, quello sì, ma il tuo vero io è perfetto. Quindi comportati similmente, comportati di riflesso a quello che veramente sei. Ok? Sei seduto alla destra del Padre nei luoghi celesti, comportati da figlio. Non vuol dire che se non ti comporti da figlio, cessi di essere figlio. Quella è la menzogna del religionismo. No. Assolutamente no, rimani figlio, ma rimani figlio imbecille. Non so se mi spiego, spero di spiegarmi abbastanza bene, no? Quindi chiudo con i primi tre versetti di Colossesi 3, dalla versione libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio delle lettere di Paolo, ok? Interpretazione, non traduzione, non, interpretazione alla luce della grazia e in linguaggio corrente. Ok, se volete seguire sulla vostra versione ufficiale, questo è come dice anzi, fammeli leggere prima. Quindi Paolo dice: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Okay? E questo è come l'ho messo io nell'annuncio. Se dunque avete veramente preso nota del vostro trasloco in Cristo, dalla terra della morte a quella della risurrezione, comportatevi come se ci credeste veramente. C'è un altro primo ministro al comando in questa nazione e si chiama Gesù Cristo. La vostra vita di prima, quella del vecchio paese di nascita, è finita, morta. Il trasloco che avete effettuato è per sempre. Smettetela di camminare a testa bassa, ruspando nella polvere come polle alla ricerca di vermi. Alzate gli occhi, siete stati ricreati aquile, non polli. Immaginate una donna incinta, è come se voi foste in Cristo e Cristo fosse in Dio, invisibili, ma più che vivi. Amen, alleluia. Ok, ragazzi, spero di essermi spiegato. Un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo domenica sera. Ciao a tutti.